Ciao, oggi, visto il periodo si sta avvicinando, regali di Natale, confezioni, eccetera, proviamo a realizzare un po' di card usando una tecnica che ci permette di realizzare lo sfondo di più card contemporaneamente. Abbiamo bisogno di pochissimi materiali, in particolare di questo timbro della collezione Enchantement, spero che si dica così, di Florilège, questa fustella di Coppia Creativa, tre colori di Distress, non per forza questi, ma idealmente due verdi e un rosso, e un foglio di carta acquerellabile o un foglio un po' pesante, diciamo che non è necessario, siccome non andremo a dipingere, che sia carta acquerellabile. Iniziamo con lo sfondo e con i nostri distress. Prima di tutto prenderemo i due verdi e andiamo a creare uno sfondo con la tecnica delle macchie. Quindi mi posiziono il mio colore su un foglietto di acetato, lo andiamo a spruzzare per bene. Intanto ci restano delle macchie che possiamo utilizzare e poi andiamo a creare possiamo andare sempre a bagnare il nostro colore e possiamo rimuoverlo laddove, per esempio, ci risulti troppo scuro, tipo qui. Se vogliamo intensificare il colore, ripetiamo. Una volta finito con un colore, puliamo un pochino il nostro acetato e andiamo con l'altro colore. In questo modo, siccome non ho asciugato il colore precedente, i due colori andranno un pochino a mischiarsi, che è quello che per ora vorrei. Una volta che è quasi tutto asciutto, ripetiamo, questa volta andando a diluire molto meno il colore in modo che ci rimangano delle macchie molto più colorate, meno diciamo sfumate.
ultimo colore per lo sfondo aggiungiamo delle goccine anche di rosso, qui dobbiamo stare un po' attente a non esagerare. Adesso riprendiamo il nostro colore più scuro e il timbro e andiamo a fare delle timbrate con il blocchetto di acrilico, quindi devono essere delle timbrate, diciamo, non troppo controllate e anche se verranno un pochino non benissimo definite, è l'effetto che vogliamo ottenere. Qui possiamo sbizzarrirci con i colori, magari scegliendo una palette calda, fredda, insomma, possiamo vedere, possiamo andare ad aggiungere anche dei colori che magari sono un pochino più sul tortora, sul grigio. Adesso andiamo a tagliare i nostri sfondi per le card e tagliamo una striscia da 13 centimetri. Un'altra uguale. E da qui andiamo a ricavare due pezzi da 11 centimetri.
Questo pezzo non lo buttiamo, andiamo a fare due tag, quindi vado sempre a ricavare 11 centimetri. Per queste creiamo prendiamo un bucatore e con un pezzettino di corda le chiudiamo. Per il sentiment, non potendo utilizzare l'intera scritta perché è un po' grande, ho ritagliato dalla parte della scritta, quindi da questa fustella qui, solamente la parte di Buon Natale, che vado a tagliare perché è tutta attaccata alla scritta, quindi è molto bella anche per creare una tag volendo. Proprio una tag con solo la scritta, intendo la scritta da appendere, magari fustellata due o tre volte dal cartoncino in modo che diventi un po' più rigida. È molto carina. Passiamo alle nostre card, quindi creiamo la base del biglietto con del cartoncino craft. Io ho tagliato tutte le mie basi a 13x11 e quindi taglierò 11,5x13,5, scusatemi, 13,5x22,5 le basi.
disegniamo tutte le card con il loro sentiment. Io l'ho tagliato o bianco con la scritta craft o craft con la scritta bianca. Ed ecco qui le nostre card terminate insieme alle nostre piccole tag. Da un foglio 22x30 abbiamo ricavato 4 card e 2 tag. Io spero che vi sia piaciuto. Tra l'altro ci tenevo a dirvi che per questo tutorial, a parte aver usato poco materiale, quindi magari anche chi all'inizio può approcciarsi alle card di Natale così, ma l'unica fustella che abbiamo utilizzato, che è questa qui di auguri di Buon Natale, entra perfettamente nella piccola fustellatrice di impronte d'autore Catti, quindi potrebbe essere un'idea. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!